sono Enrico Rizzato, titolare cuoco della Trattoria Il Ponte a Lusia. Io insieme alla mia famiglia siamo titolari di questo locale da oltre 100 anni. Abbiamo trovato documenti che risalgono al 1907. Questo ristorante è nato con mio nonno e mia nonna, mio nonno Attilio e mia nonna Margherita, dopodiché è passato a mio papà e adesso il testimone l'abbiamo preso io e mia sorella Silvia. La nostra famiglia è anche conosciuta con il nome di Ranari. Infatti una volta c'era l'usanza che ogni famiglia in un paese aveva questo soprannome. Ecco, noi eravamo i Ranari appunto perché facevamo le rane, quindi le facevamo fritti, in umido, lavoravamo molto anche i pesci d'acqua dolce. Abbiamo trovato un articolo di giornale del 1970 circa in cui veniva citato il risotto con i barboni. I barboni era il pesce gatto, quindi veniva cotto in umido e veniva fatto il risotto. Una cosa molto divertente che anch'io un po' a stento ci credevo, che mi ha raccontato appunto mio papà, era che una volta in osteria le anguille venivano tenute all'interno di una rete proprio nello scolo che è qui vicino al ristorante, il Ceresolo, si chiama un piccolo fiumiciattolo. Le anguille venivano tenute lì a bagno su questa rete, dopo a bisogno, quando arrivava il cliente, venivano raccolte, venivano decapitate e appunto venivano fritte al momento, quindi una cosa particolarissima. Ecco. Un'altra cosa molto bella della nostra attività è appunto l'albero. All'ingresso della parte del ristorante c'è un piccolo tronco un grande tronco di platano che l'avevano piantato appunto mio nonno e mia nonna quando si erano sposati, e purtroppo adesso è stato tagliato per appunto per degli eventi atmosferici, che ne è caduta una parte, e quindi questa è anche una nostra piccola particolarità. Ecco, chi arriva alla Trattoria Il Ponte vede questo tronco di platano e il campanile un po' pendente, che siamo appunto di fronte a una chiesa.